Sì, che stiamo cominciando la registrazione. Grazie. Okay. This meeting is being recorded. Grazie a tutti e a tutte. Grazie in particolare a Patricia Maiorca, un'amica di Noi Rete Donne, ma anche una giornalista cilena che sta curando il collegamento tra di noi e ci darà un po' il ritmo dell'incontro. Voi, come sapete, l'incontro di oggi è dedicato al tema dei nuovi rischi connessi alla pandemia, che ha riproposto anche rischi di tipo tradizionale per le donne. Lo spunto ci è offerto da Silva D'Amario per il coordinamento statistico dell'INAIL, per l'INAIL, ma è un'occasione per delle riflessioni a tutto campo. Abbiamo il piacere con noi l'onorevole Sandra Zampa, che è consulente del Ministero della Salute, ma che ha avuto un ruolo di responsabilità in tutta la fase della pandemia, oltre a una storica competenza in materia. Vari amici e amiche che si stanno collegando, Marilu Mastro Giovanni sta curando il collegamento per la diretta del nostro incontro sul sito sul futuro della conferenza sul futuro dell'Europa. Poi troverete l'incontro anche sul sito di Noi Donne, come al solito, per tutta l'attività curata da Noi Rete Donne. Che dire, la nostra è una rete sulla democrazia paritaria, ma non siamo affatto fuori tema, perché siamo convinte che nei luoghi dove si decide, alcune decisioni fondamentali, alcuni cambiamenti di rotta andranno presi alla luce dell'impatto che ha avuto la pandemia, differente, non neutro, su uomini e donne. Dicevamo, per i rischi nuovi che ha rivelato, ma non solo, anche per quanto ci ha detto, per chi ha una capacità di leggere gli eventi, come ce l'ha Silvia, circa la riproposizione anche dentro la pandemia o l'evidenziazione dentro la pandemia dei ruoli tradizionali. Ecco, piovono gli stereotipi e piovono i ruoli tradizionali. Nel caso ci fossimo distratti e pensassimo che fosse tutto appartenente al passato, la pandemia prima e la guerra dopo ci impongono invece di rendercene conto. La riflessione riguarderà ovviamente a partire da oggi, ma non ci limiteremo a oggi, non solo l'effetto immediato sul Covid, ma in generale dovremo un po' ragionare su come e le malattie e gli infortuni agiscono in maniera differente rispetto ai camicie. Presenterò le nostre capite man mano, dico solamente che abbiamo oggi interventi tecnici di grandissimo livello, ma anche persone capaci poi di dare una lettura politica, una ricostruzione, una lettura complessiva degli elementi tecnici stessi. La stessa Rita per il Bambino Gesù. Molto interessante, poi ve ne parlerà. Elvira lavora sul territorio su questi temi, Marcella ci raggiungerà e ne parlerà anche lei. Quindi l'onorevole Zampa interverrà nel corso dell'incontro. Ora do subito la parola a Silvia D'Amario, ringraziandola per l'attenzione che sta prestando alla specificità di genere nelle letture dei dati sulle malattie e sugli infortuni. Le prego tutte di spegnere i microfoni. Mi dice Sabrina, Marilu, mi dicono che altrimenti si sente veramente disturbato. Probabilmente Patricia li può spegnere a tutti e lasciare aperto solo quello di chi interviene, il mio e dell'onorevole Zampa, nel caso volesse interloquire. Grazie. Silvia, a te la parola. Ok, mi sentite adesso? Sì. Saremo tutte brevi, non vi preoccupate, perché andiamo a discuterne in maniera che ci sia interlocuzione anche tra di noi, perché il nostro è un laboratorio oggi di lavoro vero e proprio. Vai Silvia.
Allora, diciamo subito che se l'utilizzo di tecnologie sempre più avanzate, che sono state anche le responsabili di una profonda modifica del nostro mercato del lavoro, se da una parte ha offerto maggiore flessibilità organizzativa e sicurezza dei processi produttivi rispetto ai rischi cosiddetti tradizionali, dall'altra proprio la spinta di queste tecnologie ha posto in evidenza nuovi rischi per la sicurezza e la salute di tutti i nostri lavoratori. Nel caso delle donne, a fianco proprio ai rischi tradizionali e propri dell'attività svolta dalla lavoratrice o dell'ambiente in cui opera la lavoratrice, nel corso degli ultimi anni sono emersi altri fattori. Fattori che si stanno rilevando e lo saranno ancora di più nei prossimi anni, determinanti sotto il profilo degli infortuni e delle malattie professionali. Quali sono questi fattori? Sono ad esempio le condizioni professionali in cui le donne si trovano ad operare, la precarietà, le aspettative di carriera che vengono nutrite nei loro confronti. Ricordiamo come le donne sono presenti in numero inferiore rispetto agli uomini nei management aziendali. Ma anche il tentativo che la donna fa nel mantenere un equilibrio tra la dimensione professionale e quella familiare, che è la causa del così grande numero di infortuni in itinere che noi registriamo ogni anno proprio a carico della donna. Quindi fattori di instabilità, di fragilità, di conflitto sono tra quelli che, insieme ai rischi tradizionali, aggravano e si ripercuotono negativamente sulla salute delle lavoratrici. Ma a questi si aggiungono anche dei rischi emergenti: l'invecchiamento della popolazione, la permanenza e l'allungamento della vita lavorativa nel mondo del lavoro chiaramente aumenta l'esposizione al rischio di infortuni e alle malattie professionali, ma non solo. Alcune professioni, in particolare quelle diciamo più gravose e più pesanti per le lavoratrici, non possono in maniera continuativa essere fatte dopo una certa età. E qui è entrata in gioco anche l'APE sociale, che con la legge di bilancio 2022 ha esteso ad un numero maggiore di professioni cosiddette gravose l'elenco che era stato previsto nel 2016 di professioni. Lo dico perché, anche se non è stata fatta una differenza tra uomini e donne all'interno dell'APE sociale, bisogna dire che comunque l'estensione delle categorie professionali che possono entrare, diciamo, avere un anticipo pensionistico a carico dello Stato all'età di 63 anni, con 36 anni di contributi, si è allargato in maniera enorme ed è andato molto a vantaggio delle donne. Poi magari ci torneremo sopra. Ora, chiaramente, tra questi fattori che hanno aggravato e che si sono aggiunti ai rischi tradizionali, non ultima c'è la pandemia, chiaramente da Covid-19, che ha portato ad un incremento significativo degli infortuni a carico delle donne. Se guardiamo all'ultimo quinquennio, 2016-2020, possiamo vedere che se tra gli uomini si è registrata una riduzione degli infortuni di oltre il 20%, gli infortuni delle lavoratrici sono invece aumentate del 6%, e questo proprio a causa per effetto del Covid-19. Infatti, sempre in questo arco temporale, la quota delle lavoratrici infortunate sul totale degli infortuni denunciati è passata dal 36% degli anni precedenti, della pandemia, al 43%, quindi nell'anno 2020 la percentuale degli infortuni occorsi alle donne è aumentata di ben 7 punti percentuali rispetto alla quota che avevamo registrato negli anni precedenti, e questo sempre per effetto del Covid. Anche i decessi tra il 2016 e il 2020 sono aumentati. L'incremento tra le donne è stato del 66% dei decessi. Non solo per Covid, parlo dei decessi in generale, quasi il doppio
rispetto alla crescita del 36,2 registrata nello stesso arco temporale dai colleghi maschi. Vi do un'anticipazione. Non solo nel 2020 abbiamo avuto un incremento significativo degli infortuni, ahimè dovuto al Covid, ma anche nel primo bimestre di quest'anno, quindi tra gennaio e febbraio del 2022, questi sono dati che comunque verranno pubblicati a fine mese, abbiamo avuto rispetto al primo bimestre del 2021 un incremento di quasi il 66% di infortuni occorsi a donne, e questo purtroppo sempre a causa del Covid. Infatti su 33.000 infortuni da contagio da Covid-19 pervenuti tra gennaio e febbraio di quest'anno, il 69% ha colpito le donne. Quindi le lavoratrici sono sicuramente le più colpite dalla pandemia. Vi do un numero più ampio: su quasi oltre, diciamo, 229.000 denunce di infortunio da Covid-19 arrivate all'INAIL dall'inizio della pandemia, quindi da gennaio 2020 al 28 febbraio del 2022, più del 68% sono al femminile, quindi hanno colpito donne. Chiaramente il dato è in controtendenza rispetto a quanto si osserva considerando storicamente le denunce di infortunio nel complesso, dove vede coinvolti più i maschi rispetto alle donne, ma questo perché conferma la composizione del mercato del lavoro, che vede una preponderanza maschile dell'occupazione e la presenza delle donne solo in certi ambiti, in particolare nel settore terziario, quindi nel settore dei servizi dell'industria e in particolare nella pubblica amministrazione. Quali sono le categorie professionali più colpite dalla pandemia? Al primo posto troviamo i tecnici della salute con il 41% delle contagiate, in particolare sono infermiere, l'83% delle contagiate sono infermiere, ma ci sono anche ostetriche, fisioterapiste e assistenti sanitarie. Chiaramente a seguire con percentuali inferiori troviamo anche le operatrici socio-assistenziali, così come i medici. Tra le professioni non strettamente sanitarie abbiamo le impiegate amministrative. Anche per i decessi da Covid-19 la categoria che ha pagato il maggior contributo è quella dei tecnici della salute, con il 22% delle vittime. 8 su 10 sono infermiere. Seguono poi le operatrici sociosanitarie, le insegnanti di scuole elementari e le operatrici socioassistenziali. Questo è per quanto riguarda la pandemia, che ho cercato di sintetizzare al massimo, ma in generale voglio ricordare che l'incidenza degli infortuni delle lavoratrici è particolarmente elevata nel settore dei servizi domestici e familiari, quindi colf e badanti, con il 90,6% delle denunce, seguito dalla sanità e dall'assistenza sociale, che è un comparto quasi esclusivamente composto da donne, con un 73,5%, e dall'industria tessile, in particolare il confezionamento di articoli di abbigliamento, con il 69%, anche questo caratterizzato da un'alta componente occupazionale femminile, mentre vediamo che nei settori più rischiosi dell'industria queste quote infortunistiche scendono al 2,4%, dove chiaramente la presenza di lavoratrici risulta essere inferiore. Chiaramente l'incidenza degli infortuni delle donne risulta essere molto elevata, stiamo quasi al 54% nel conto stato, quindi nel pubblico impiego, in particolare nella scuola. Come ho detto all'inizio, volevo farvi rilevare come la quota degli infortuni in itinere, che è quella modalità di accadimento degli infortuni che avvengono negli spostamenti casa-lavoro-casa, è sempre stata più elevata per le donne rispetto agli uomini, anche se nel 2020 chiaramente questa quota è notevolmente scesa per il massiccio ricorso allo smart working. Comunque negli anni precedenti la pandemia il numero degli infortuni in itinere per le donne si attestava
stato intorno ai 53.000 casi medi annui contro i 49.000 dei maschi. Quindi, come vedete, le donne sulla strada si infortunano molto di più. Anche la quota dei decessi in itinere è stata sempre più alta per le donne. La metà delle morti nelle donne è avvenuta proprio in itinere, il 50% dei decessi avviene ed è avvenuta sempre in itinere, contro il 25% degli uomini. La strada, quindi, come dicevo anche all'inizio, causa in proporzione più infortuni tra le donne. Questo perché i modelli familiari e sociali vedono la donna maggiormente impegnata nella conciliazione casa-lavoro, con ripercussioni sulla frequenza degli spostamenti e sui tempi di recupero dalla stanchezza, e poi in presenza di, per alcune professionalità, di turni lavorativi anche notturni. Volevo far notare come circa il 48% delle infortunate ha tra i 45 e i 59 anni, ma è particolarmente significativo negli ultimi anni l'incremento delle denunce tra i 60 e i 69 anni, quindi tra le over sessantenni. E questo incremento è osservabile lungo tutto l'ultimo quinquennio, questo perché chiaramente la carriera lavorativa non solo delle donne, un po' di tutti i lavoratori, chiaramente si è allungata e quindi aumenta il rischio di farsi male. Scusa Silvia, ti interrompo solo per dire che abbiamo anche Tiziana Tatalo tra noi, che è presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari, per essere in tema. Prego, perdona l'interruzione. Per quanto riguarda l'altro rischio emergente a cui ho accennato all'inizio, in particolare alle aggressioni e violenze, anche qui le donne pagano un tributo piuttosto elevato, in particolare negli ultimi anni. In generale, un lavoratore aggredito su 4 opera nella sanità e assistenza sociale. È chiaro che in questo settore le condizioni di forte stress fisico e psicologico di pazienti e familiari possono provocare reazioni violenti nei confronti del personale sociosanitario. Dopo la sanità seguono i vigili, le guardie giurate, i conducenti di autobus e taxi e il personale della scuola. Tra gli aggrediti il 39% è una donna, con punte che arrivano all'85% nella scuola. E qui ci chiediamo: perché la scuola? Abbiamo notato che molto spesso un insegnante che ha ripreso uno studente per il suo comportamento negativo, ha espresso anche un giudizio negativo sul suo rendimento, è vittima di una violenza. E con punte che arrivano anche al 71%, come sappiamo, al 71% nella sanità. Nella sanità le donne aggredite sono prevalentemente infermiere e medici, ma ci sono moltissimi educatori professionali impegnati nei servizi educativi e riabilitativi con minori, tossicodipendenti, alcolisti, carcerati, disabili, pazienti psichiatrici e anziani. Quindi gli effetti delle aggressioni sul luogo di lavoro impattano in modo significativo sia a livello dell'individuo, quindi del soggetto che subisce la violenza e l'aggressione, in termini chiaramente di infortuni, ma anche a conseguenze psicofisiche, quindi in termini di disturbi del sonno, stanchezza, depressione, ma anche un riflesso negativo in ambito aziendale, perché causa una riduzione della capacità produttiva, aumentano le assenze per malattie, del turnover del personale e della disabilità. Questo per introdurre le malattie professionali, che anche qui si stanno modificando. È vero che normalmente abbiamo assistito ad un incremento generale sia per i lavoratori che per le lavoratrici delle malattie professionali. Su tutte le malattie professionali denunciate notiamo come l'80% delle malattie sono a carico del sistema osteomuscolare e del sistema nervoso. Però dietro questo risultato medio si nasconde una differenza molto marcata tra uomini e donne.
Se queste patologie, quindi parlo delle muscoloscheletriche e del sistema nervoso, rappresentano il 76% delle denunce dei lavoratori, questa stessa percentuale arriva al 91% per le lavoratrici. Parlo dell'ultimo anno, ad esempio, dove chiaramente con il Covid le denunce di malattie professionali sono calate notevolmente, ma ad esempio su 12.000 denunce malattie professionali denunciate da donne, 11.000 sono a carico dell'apparato muscoloscheletrico. La fascia di età delle nostre malate professionali è comunque, come gli infortuni, piuttosto elevata, 50-59 anni, ed è in continua crescita, e segnalo anche l'aumento tra le over 60enni. Un'altra malattia professionale che in realtà non viene denunciata spesso, c'è una reticenza alla denuncia, sono i disturbi psichici e comportamentali. Nei disturbi psichici e comportamentali l'incidenza delle donne è la più alta in assoluto. La percentuale è 3 volte quella degli uomini. Quindi è la più denunciata tra le donne. Tra i disturbi vanno segnalati lo stress lavoro correlato, la depressione e l'esaurimento. Chiaramente i disturbi psichici e comportamentali sono conseguenze di lavori notturni, di violenze, di aggressioni e anche di quella instabilità, di quelle situazioni di instabilità, di fragilità, di conflitto, che sono i fattori che accanto ai rischi tradizionali portano ad un aggravamento delle condizioni di salute e sicurezza all'interno del mondo del lavoro. Io per il momento mi fermo qua, poi magari torno su alcuni concetti e vediamo soprattutto come si può fare per arginare anche questo fenomeno, anche dei rischi emergenti, no? E anche per differenziare meglio i rischi tra uomini e donne, perché abbiamo capito che le donne e gli uomini sono esposti a rischi diversi, ma soprattutto che le donne e gli uomini reagiscono in modo diverso anche rispetto alla stessa esposizione di rischi. Grazie Silvia. Io adesso ho l'esigenza di far parlare prima Elvira, perché ha un impegno istituzionale per cui che sta un attimo sacrificando per stare con noi, ma ha anche una sua coerenza, così completiamo questa parte del quadro informativo. Poi vorrà dire che Elvira, se riesce, ci raggiunge dopo per il secondo giro, altrimenti farà solo questo rapido intervento adesso. Grazie Silvia, vai Elvira. Grazie Daniela, io devo aggiungere molto poco a quello che ha detto Silvia, non solo perché lavoro nello stesso ente, ma perché il tema è veramente inquadrato bene dai dati. I dati parlano, ci dicono alcune cose. La prospettiva che io vivo sul territorio è quella della tutela e quindi dei servizi che INAIL eroga. Vedo due elementi di incertezza su cui l'istituto, ma dico in senso più lato il legislatore, deve a mio modesto avviso intervenire, è proprio la capacità di individuare i rischi del lavoro e tutelarli, laddove la nostra Costituzione, lo sappiamo, dà alla salute e alla malattia che viene dal lavoro una speciale tutela. Per esempio, i dati sul Covid naturalmente sono molto significativi, perché vedono proprio letteralmente ribaltato il rapporto tra maschile e femminile nell'incidenza infortunistica. E tuttavia non è semplice andare a individuare una causa lavorativa situazione pandemica, cioè in un contagio che virtualmente può avvenire ovunque. Quindi quei dati, lo dico perché li pratico, possono essere ovviamente disallineati e falsati, tra virgolette, rispetto alla curva pandemica che invece le amiche e colleghe presenti ben potranno dire nella sanità. Per esempio, i medici di base non sono tutelati dall'INAIL, tanto per dirne una, giusto Silvia?
Per certo, cui, c'è un problema anche di platea, certo. C'è un problema di platea, c'è un problema di maggiore criteriologia medico-legale, e questo sulle malattie professionali riverbera particolarmente. Silvia ha parlato della malattia emergente, ma emergente relativamente il disturbo psichico e comunque quello che noi chiamiamo costrittività organizzativa. Sono decenni che se ne parla, ma non riesce ad essere, ad emergere come quadro, diciamo, di patologia stress lavoro correlata, perché è difficile anche dal punto di vista medico-legale andare a individuarne le origini. Io individuo un tratto comune, quindi dico solo questa cosa come suggestione, come riflessione, c'è un tratto comune tra pandemia e rischio stress lavoro correlato. Il tratto comune è la relazione tra le persone, la vicinanza e l'interazione tra le persone. Guarda caso questa cosa è particolarmente per le donne e delle donne. La cura, la presa in carico, la vicinanza dei corpi primariamente, e qui il contagio, ma anche le relazioni interpersonali, e qui le aggressioni, e qui lo stress che incide particolarmente sulle donne. Io dico questo in estrema sintesi. Tradizionalmente il rischio è stato, dalla rivoluzione industriale ad oggi, nel rapporto tra l'uomo e la macchina, tra l'uomo e l'ambiente, tra l'uomo e la terra, l'uomo in particolare e le donne anche. Con l'evoluzione, lo sviluppo di una diciamo, economia sempre più robotizzata, sempre più affrancata dal lavoro fisico, viene in primo piano, diventa preponderante un'attività, un'economia e quindi sistemi di lavoro basato sulle relazioni, quindi sui rapporti interpersonali. Questa cosa ci deve vedere molto allertate, soprattutto noi donne, perché i rischi del futuro sono psicosociali, più che altro e fondamentalmente psicosociali, se è vero che i robot in qualche modo sostituiranno il lavoro dell'uomo, quindi il lavoro fisico. Io penso che sui territori bisogna assolutamente fare rete per studiare questi nuovi rischi, per studiarli, per proporli all'attenzione del legislatore, degli enti, delle istituzioni, perché siano effettivamente e più largamente tutelati. Ecco, questo è quanto in estrema sintesi. Grazie. Io sono molto d'accordo, cioè se noi procediamo con un approccio tradizionale che calibra l'attività, soprattutto la riflessione, anche la ricerca sugli infortuni fisici, rischiamo di non intercettare quanto avviene nel mondo delle malattie, e questo lo sapevamo, ma rischiamo, possiamo aggiungere a partire da oggi, soprattutto di non intercettare la dimensione di genere, perché si radica proprio in quello che noi definiamo nuovi rischi, dove nuovo sta per ciò che non capiamo, per ciò che non riusciamo, come dire, a lavorare sostanzialmente. Lo dico anche per i non addetti ai lavori. Il rischio da Covid è catalogato come quasi infortunio tecnicamente, cioè la malattia virulenta viene assimilata agli infortuni. Si è trovato tradizionalmente, con consolidata giurisprudenza, ricerca, eccetera, questo approccio, ma non risolve in generale il problema di tutte le malattie. Lei ha detto, si sente il telefono. Di che? Non lo so. Attenzione, tu sai cosa fai, Patrizia? Disattiva gli audio di tutti. Non lo so. Qui dice che era il fondo di Daniela. No, non è lì. Allora non so. Marta Daniela. Allora sentite, io direi, siccome l'onorevole Zampa ci dovrà lasciare alle 6:15, proverei a far fare una battuta rapida a Rita, una battuta rapida a Marcella, in maniera che poi parla Sandra Zampa e poi ritorniate voi per il secondo giro. Va bene, Rita. Rita, voi sapete, è la responsabile al Bambino Gesù, anzi non lo sapete, del reparto diagnostica e immunologia, è una ricercatrice anche in questo campo.
Eccomi, grazie. Linda Cassetti. Eccomi. Linda Marcella saranno questo primo giro brevissime. No, io volevo solamente dire che ovviamente io c'è sempre questo rumore di fondo. Sì, si sente questo rumore di fondo, non so cos'è. Quello che volevo dire è che essenzialmente noi abbiamo fatto un piccolo studio all'interno del Bambin Gesù, che quindi voi sapete è un'azienda sanitaria, dove il rischio è stato essenzialmente quello del Covid negli ultimi, nel 2020, nel 2021 e anche adesso nei primi mesi del 2022. Abbiamo fatto non solo le diagnosi, cioè di quanta gente si è ammalata, per fortuna noi siamo tutti vaccinati con 3 dosi, quindi abbiamo adesso solamente forme molto lievi e quasi asintomatiche, però il dato più evidente è lo stress psicologico. E lo stress psicologico è diventato terribile, nel senso che tutti ce l'hanno di più le donne. Ce l'hanno di più le donne degli uomini, ce l'hanno di più le donne perché sono più spesso le infermiere. E le infermiere hanno un rischio di stress correlato al Covid, che poi lo stress è dovuto a questo, al fatto che tu stai assistendo dei malati pericolosi in qualche modo per te, e quindi devi stare molto attenta. Sono persone, poi peraltro quelli che stanno da noi sono bambini che stanno veramente male, e quindi c'è già tutto questo stress della malattia, ma poi hai paura di infettarti, e c'hai paura di infettarti per non portare la malattia a casa. In più fa dei turni che sono pesanti, e noi abbiamo visto che il rischio più grande ce l'hanno le infermiere, seguiti proprio a coda, ma proprio vicinissimi dai medici e anche dai tecnici. Ovviamente il fatto di lavorare di notte, come è necessario nel nostro caso, ti aumenta questo stress, ma ci abbiamo proprio avuto dei casi in cui la gente non riesce più a dormire la notte, in cui non riesce a recuperare mai dalla stanchezza, proprio quello che dicevano prima, che diceva Irene, che diceva Silvia, esattamente la stessa cosa, solo che tutto questo è riportato in un ambiente dove la maggior parte dei lavoratori sono donne, perché sia le infermiere che le assistenti che i medici sono quasi tutte donne, tranne i capi che sono tutti maschi, e quindi siamo noi che abbiamo lo stress più grande, che ce lo portiamo anche a casa, perché ovviamente quando vai a casa hai paura che ti infetti il tuo figlio. Noi abbiamo avuto tantissimi casi di infezione che in realtà sono venuti da casa, non sono venuti dal lavoro, perché al lavoro stai attenta. E quindi è quasi più improbabile, no, che ti ammali. Adesso il rischio c'è ancora, perché abbiamo avuto anche quest'anno circa 300, mi pare, persone che sono risultate positive al Covid, nonostante il vaccino, perché voi sapete che comunque non, questi vaccini che abbiamo ora non prevengono il contagio, però sono stati tutti casi lievi, il che non toglie che c'è veramente proprio dei casi quasi da stress post-traumatico, veramente. E quindi credo che questo sia l'aspetto più importante, più che quello di malattia professionale, malattia grave, eccetera, eccetera. Da noi questo non è successo, però lo stress sì, tantissimo, e questo è andato soprattutto a carico delle donne. Ecco, sarà brevissima, giusto? Come chiesto. Mm-hmm. Daniela? Una battuta, grazie Rita, tanto poi ci ritornerai. Una battuta a Marcella prima di introdurre Sandra Zampa. Prego Marcella, poi ci ritorniamo. Eccomi, ma ho letto con grande interesse. Marcella è un economista, professoressa universitaria alla Sapienza, vai. Ho letto con grande interesse questo rapporto dell'INAIL, come del resto l'avevamo già fatto l'anno scorso. Mi dispiace, sono arrivata conversazione iniziata, quindi rischio di dire magari cose che sono state già sottolineate da altre. L'aumento degli infortuni delle donne è chiaramente un riflesso della modalità con cui si è lavorato nel corso di questo anno, di conseguenza c'è una preoccupazione crescente rispetto alla riduzione della sicurezza sul lavoro, dovuta ovviamente anche all'urgenza di mantenere il posto di lavoro in una situazione in cui il posto di lavoro è a rischio a causa della pandemia e più in generale della crisi economica.
sappiamo tutti i casi che ci sono stati di donne, giovanissime donne, anche morte sul posto di lavoro per mancanza di sicurezza dovuta fondamentalmente al fatto che non potevano esimersi dal lavorare in quelle condizioni, o almeno si può supporre che non si potessero esimere dal lavorare in quelle condizioni, a rischio ovviamente di perdere il lavoro. Questo si sposa bene con altri dati che non sono nel rapporto INAIL, ma che noi abbiamo visto nel corso dell'anno, la povertà lavorativa, cioè il fatto che si possa essere poveri nel nostro paese pur avendo un contratto di lavoro, pur avendo un reddito da lavoro, il crescere enormemente del part-time involontario, che ancora una volta è tipicamente femminile, e questo fa parte di quel meccanismo di, permettetemi di chiamarlo, di ricatto a cui i soggetti più vulnerabili nel mercato del lavoro sono sottoposti, e non a caso queste sono spesso donne e soprattutto donne migranti, perché dobbiamo sempre ricordarci che non basta il sesso biologico a qualificare il genere, ma ci sono elementi come l'età, la nazionalità, l'etnia e quant'altro che contano insieme al sesso biologico. Questo il rapporto INAIL ce lo mostra anche incrociando i dati delle donne migranti, che soprattutto delle donne rumene. Mi ha molto colpito questo dato sulle donne rumene che il rapporto INAIL presenta, perché ci mette sotto gli occhi, insomma, l'evidenza che noi abbiamo, cioè che in realtà anche all'interno delle donne la diversità di status sociale e status giuridico è estremamente rilevante nell'ottica di valutare la sicurezza sul lavoro e le condizioni di lavoro dignitoso, come lo chiamerebbe l'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Visto che devo fare un intervento breve, per il momento mi fermerei qui e poi sicuramente troveremo modo di approfondire successivamente. Mi scuso ancora per il ritardo comunque. Non preoccupare. Era un primo giro per consentire a Sandra di ascoltarvi in maniera che procediamo interloquendo e non semplicemente con una sequela di interventi. Prego Sandra. Ti ringrazio molto Daniela e ti ringrazio sia per avermi invitato che per avermi fatto conoscere questo importante dossier dell'INAIL che è stato presentato all'inizio di questo mese in occasione della festa della donna. Ringrazio le amiche, le colleghe che mi hanno preceduto per gli interventi, chi ha sintetizzato questo grandissimo numero da alla Cina affinché si astenesse dal sostenere la guerra in per favore non so io. Silenzio a tutti, Patrizia. Silenzio a tutti, tranne chi parla. Silenzio a tutti. Ma stanno tutti. Curioso. No, qualcosa che si chiama antocarestia. Va bene. Ecco, proseguo. Allora, dicevo che ovviamente sapete che questo numero così grande di dati ha bisogno di essere analizzato, può essere letto da molti punti di vista, naturalmente tiene conto di un fenomeno unico, speriamo naturalmente, qual è stata l'epidemia da Covid, quindi tiene conto e recepisce dati che da un lato rappresentano un unicum e dall'altro però confermano invece le vulnerabilità di un sistema. Questa vulnerabilità è rilevabile soprattutto dove noi arriviamo alla voce lavoratrici del comparto della salute. E anche in questo caso conferma un secondo, elemento, che è quello che le donne, tant'è vero che sono le infermiere ad essere le più colpite, l'81% dei casi della categoria del comparto della salute è rappresentato dalle infermiere. Quindi comunque certamente donne che per il lavoro, la professione che svolgono, sono molto in contatto per molto tempo, e noi sappiamo che la variabile tempo nella questione del contagiosità e della trasmissione di questo virus è un elemento
non irrilevante, tutt'altro che questo, ma anche con un impegno pratico nelle corsie molto significativo. Quindi anche questo è uno degli elementi che ci fa riflettere, perché ci dice che chi davvero è più vulnerabile o è più fragile o occupa nella scala del lavoro livelli meno alti, ovviamente ha più possibilità di essere contagiato. Come sapete, le fisioterapiste, le operatrici sociosanitarie sono infinitamente di meno percentualmente, perché la categoria è le dottoresse, quindi le donne medico, sono al 6,3%, c'è una bella differenza rispetto all'81% delle infermiere. È anche vero che c'è anche un numero di donne così grandi perché le donne in questo momento sono fortemente presenti nel mondo della salute. La stragrande maggioranza delle lavoratrici, qui sarebbe interessante incrociare due dati, cioè quante donne nel mondo della salute, anche con professioni di primissimo piano, raggiungono in realtà ruoli importanti. Guardate, è veramente sconsolante andare a vedere questo dato. Vi ricorderete una polemica che vi voglio richiamare, quella della presenza nel comitato tecnico-scientifico, anzi dell'assenza nel comitato tecnico-scientifico delle donne. Guardate che per me fu un elemento di riflessione veramente importante, significativo, perché saltava talmente agli occhi, io ero l'unica donna che si sedeva a quel tavolo. E naturalmente non mi sedevo lì come componente tecnico, ma come componente politico. E quando entrai in quella sala e vidi che io ero l'unica, non potevo non notare questo dato, che fu oggetto di un confronto tra me e il ministro. Ma ovviamente il ministro mi disse, giustamente, dal suo punto di vista, non poteva dire altro che questo, perché così stavano le cose, che erano state scelti quei nomi non in base a una distinzione di genere, anzi tenendo conto dei loro ruoli. Quindi il presidente del Consiglio Superiore di Sanità è un uomo, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità è un uomo, i presidenti delle società scientifiche che erano lì rappresentati sono praticamente tutti uomini. Quelli della Protezione Civile, che non siano le volontarie che poi vanno in giro a cucinare, a distribuire farmaci, dipende da quali sono gli incarichi che vengono loro, sono tutti uomini. E quindi di conseguenza, siccome era stato usato, scelto come criterio, d'altra parte bisognava, come dire, adottare un criterio oggettivo, e il criterio oggettivo era stato quello di chiamare i vertici. Tenete conto che, vi faccio solo questo esempio, la Società Italiana di Pediatria ha, per la prima volta da quando è nata, e parliamo di 40 anni fa, 50 anni fa, non so, credo di più di così, non ha mai avuto una donna prima. Per la prima volta un anno fa è stata eletta una donna. È così in quasi tutte le società. Quindi c'è anche una riflessione davvero significativa che noi dovremmo condurre su questo punto. La Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, d'altra parte, ha denunciato la situazione di stagnazione relativa alla differenza di genere in Europa, che è con il Covid addirittura nettamente peggiorata. Nonostante gli interventi legislativi che qua e là andiamo facendo, nel tentativo di regolare la materia, la parità è appunto ancora lontanissima e il divario si è allargato. Secondo il World Economic Forum, qui utilizzo dati che voi stesse richiamate, la pandemia ha allontanato di più di 36 anni la gender equality nel nostro paese. Questo è un allarme che davvero deve accompagnare il vostro lavoro, il nostro lavoro, nel senso di chi aspira a
facendo politica, a cambiare qualcosa della realtà che vede non funzionare. A livello nazionale e comunitario, come voi sapete, sono molti i tentativi di prevenire i rischi sul luogo di lavoro per le donne e anche di abbattere il divario nella retribuzione, e qui mi fa piacere richiamare la legge sulla parità salariale che è stata approvata a fine 2021 e a cui il Partito Democratico ha davvero messo un impegno straordinario. È per me una ragione, diciamo, ovviamente di orgoglio, e tuttavia è anche un decreto molto recente, il decreto legislativo 9 aprile 2022, il decreto legislativo numero 81, in questo testo l'articolo 28 dà un'indicazione fondamentale affinché il datore di lavoro operi una differenziazione nella valutazione dei rischi a seconda del genere. Voi avete richiamato molti elementi che mi hanno colpito, in particolare devo dire mi colpisce davvero molto non solo e non tanto la questione della differenza salariale, che è tema che non spetta a me, mi colpisce molto la solitudine delle lavoratrici della salute e della sanità. Come sottosegretario, uno dei primi incontri che io feci fu quello con una, che probabilmente molti di voi ricorderanno, una giovane dottoressa che si venne a trovare completamente sola in un pronto soccorso in Sicilia, dove subì una violenza sessuale e violenze fisiche, e questa giovane dottoressa non era neppure contrattualizzata, lavorava, come voi sapete, come si lavora nel pronto soccorso, con una forfè ad ore, quindi si viene chiamati, diciamo, a fare supplenze oppure a ricoprire ore in cui quel servizio se no andrebbe deserto. Stiamo ancora lottando, sta ancora lottando perché venga cambiata, che vengano cambiate le norme che danno più sicurezza e che renderebbero più sicuro il lavoro delle donne nella sanità. Ma è evidente che aggredire una donna è probabilmente anche psicologicamente più facile per chi lo fa. È vero che avvengono le aggressioni nei confronti dei sanitari nei momenti di stress familiari, questo però non giustifica assolutamente nulla, ma è anche vero che viene probabilmente ritenuto più facile e forse persino più lecito aggredire una donna, anche fisicamente, l'infermiera, la dottoressa. C'è un secondo elemento che voglio ricordare a questo riguardo, cioè che il mondo della salute si è trovato nell'obbligo, nella necessità di approvare una legge per la tutela della salute degli operatori sanitari. E io mai al mondo avrei pensato che ci saremmo trovati in Italia a dover approvare una legge che punisce o con anche una denuncia immediata chi aggredisce medici, infermieri e tutti gli altri operatori sanitari. Di questa legge però non si possono ancora misurare i risultati, e quindi io credo che sarà interessante ritrovarsi tra un anno a fare un bilancio di quanto eventualmente questi tentativi che sono in corso di mettere più in sicurezza i lavoratori della sanità danno davvero di buoni risultati. Aggiungo, e poi cesso il mio intervento, che un altro degli elementi che mi colpisce molto, che mi ha colpito molto guardando questi dati, è questo enorme stress di tipo che colpisce, diciamo, il benessere psichico e psicologico delle donne. È uno stress che tiene conto, pensate cos'è stato durante la pandemia per quelle donne che lavoravano sotto una pressione spaventosa fuori di casa, in solitudine, oppure anche semplicemente incalzate dalla fretta, dall'urgenza, e poi si ritrovavano a casa a dover gestire situazioni allucinantemente stressanti,
figli in difficoltà psichica, psicologica, mariti che non andavano a lavorare e che temevano di perdere il lavoro o che l'hanno davvero perso. Tutto questo si è evidentemente abbattuto sulle donne. È vero che era stato la ministra Lamorgese aveva prestato molta attenzione a questo, e io credo però che noi dobbiamo fare una riflessione molto importante e seria su quali strumenti e quali nuove risposte dare alle donne per non trovarci a dover nuovamente denunciare tutto quello che non va. Quindi la possibilità anche di avere, per esempio, nelle aziende sanitarie più donne alla guida delle aziende sanitarie, anche immaginando provvedimenti legislativi come quelli che sono stati fatti quando sulle società quotate in borsa si è messo l'obbligo di avere tra i nomi delle candidate l'obbligo di mettere il nome di donne. Io credo che una norma di questo genere nel mondo della salute, della sanità, e quindi di prevedere che ci sia una presenza necessariamente di nomi femminili nel momento della scelta dei dirigenti, dei direttori generali delle aziende sanitarie, possa essere un modo per facilitare e favorire l'ingresso ai vertici di figure femminili, che credo siano più in grado in questo caso anche di comprendere le difficoltà organizzative. Quando vi dico che lasciare una donna da sola in un pronto soccorso non dovrebbe attraversare mai la mente di nessuno, non dovrebbe essere possibile immaginare che si possa lasciare magari in campagna o in un ospedale defilato o in un pronto soccorso di una provincia di notte una donna sola ad accogliere pazienti che appunto magari sono anche stressati e già portati per loro anche all'aggressione, o comunque insomma esporre le donne a rischi che possiamo valutare da soli senza stare qui a descriverli. Ecco, penso che sia venuto anche il momento di immaginare risposte concrete e qualche provvedimento concreto. Con questo vi saluto e ascolterò naturalmente fino alle 6:15 il dibattito. Daniela, Claudio. Grazie Sandra, dicevo, voi lo sapete rapidamente, noi Rete Donne ha una proposta per il 50-50 o al massimo per il 40-60, se ci dobbiamo proprio accontentare dappertutto e quindi anche in quest'ambito. Io sono molto convinta che il discorso che abbiamo fatto finora sulla specificità di genere rispetto alla sicurezza nel lavoro, più in generale rispetto alla salute, non si può affrontare seriamente se le donne non stanno dove si decide. Se non ci fosse stata Silvia a coordinare gli statistici, a fare il coordinamento statistico dell'INAIL, noi non avremmo avuto questo dossier. Questo mi pare chiarissimo. Quindi la scelta delle persone oggi non era casuale, non a caso abbiamo chiesto all'onorevole Zampa di essere qui, perché anche per affetto, perché era con noi Rete Donne sin dall'inizio, per ricercare la mail mi sono comparse nostre vecchie mail di più di 10 anni fa, ma proprio per la formazione e per l'abitudine a legare sostanzialmente le problematiche generali con la declinazione di genere, cogliendo soprattutto questo aspetto che ora è quello emergente, come fare a far sì che le donne stiano dove si decide. Insomma, io lo riassumo per brevità di linguaggio. Dico anche che questo è il primo incontro che noi di Rete Donne dedica a questo tema. Abbiamo immaginato altri appuntamenti con le amiche che sono qui e con altre che pure fanno parte della rete, e quindi sicuramente coglieremo
tutte le sollecitazioni di oggi per strutturare un percorso un po' più articolato e definito sull'argomento. Io ridarei rapidamente la parola alle nostre relatrici, perché così completano Rita, vai rapidamente, poi Marcella ed Elvira, così se Elvira c'è ancora, così completate i ragionamenti iniziati prima di sentire qualche domanda o rapidi interventi dagli amici che sono nel frattempo intervenuti. Vedo anche Vittoria Tola, ne vedo altre, che è la responsabile dell'Udi, ne vedo altre. Vai Rita. Io quello che volevo dire è che mi è piaciuto tantissimo quello che ha detto l'onorevole Zampa, cioè questa osservazione che nel, per esempio, nel comitato tecnico scientifico non ci fossero donne, la giustificazione che ha dato il ministro della salute, cioè, voglio dire, era vero quello che ha detto, però è anche vero che le donne non fanno carriera. Non fanno carriera, non arrivano a diventare direttori di niente, ma non fanno neanche la carriera intermedia nel mondo della sanità. Per cui in realtà veramente quello che serve è un intervento del legislatore. Io faccio parte ora di una, di ricerca, faccio anche una parte del mio lavoro è la ricerca, faccio parte di una società che è la società che unisce tutte le società immunologiche del mondo. Noi abbiamo deciso che tutti i nostri congressi saranno 50-50%, per cui parla il 50% delle donne, e non è che le donne brave non ci stanno in Italia, è che non diventano neanche quadri intermedi, cioè non solo non diventano capo dell'Istituto Superiore di Sanità o del Consiglio Superiore di Sanità, non diventano niente. E questo è veramente una cosa in cui solo la politica ci può aiutare, secondo me. La gente deve obbligare, bisogna obbligare il datore di lavoro a considerare anche le donne, perché al di là degli infortuni c'è anche questo, e appunto c'è anche il fatto che noi siamo più ragionevoli nelle nostre decisioni, no? Perché siamo anche molto più pratiche, per cui, come diceva l'onorevole, non metteremmo mai una da sola al pronto soccorso di notte, non faremmo mai magari dei turni pazzeschi per cui la gente non dorme, deve tornare al lavoro la mattina, e quindi credo che questa sia la cosa più necessaria veramente. Grazie Rita, io sono del tutto d'accordo, voi sapete Noi Rete Donna è nata proprio su questo, ma chi ha pensato che il nostro fosse l'obiettivo astratto, generico, poco interessante, si è sbagliato, perché per esempio oggi stiamo dimostrando come per affrontare il problema della salute, che è il più concreto dei problemi, a decidere devono essere anche le donne. Vai Marcella. Grazie Rita. Allora, io credo che il tema sia da ampliare, nel senso che giustamente parliamo di salute, giustamente parliamo di emergenza Covid, che non è finita ancora, è ben chiaro, quindi ci siamo ancora dentro pienamente, al di là, diciamo, delle statistiche che più o meno ci vengono comunicate, più o meno, molto meno di prima. Però la verità è che c'è un problema generale, che è quello dei cosiddetti lavori essenziali, e che questa pandemia ha reso evidente per la salute, come più in generale per tutto il settore della cura. Perché infatti, se leggete il rapporto INAIL, vedete che chiaramente sì, soprattutto i decessi, ahimè, si sono poi concentrati nell'ambito dei lavori sanitari, e soprattutto ovviamente, come era stato fatto notare, più per le infermiere che per quanto riguarda i medici, perché siamo tutti abituati a parlare dei medici in primis, come gerarchicamente parlando, ma in realtà vi ricordate bene anche le immagini, no? Delle infermiere distrutte, oramai con lo stampo delle mascherine addosso, insomma ricordiamoci che queste immagini sono rimaste nel nostro vissuto e nel nostro immaginario. Quindi quindi diceva i lavoratori e le lavoratrici, soprattutto essenziali, che sono le lavoratrici della cura. Infatti nel rapporto INAIL, vi dicevo, c'è tutta una parte che riguarda le lavoratrici impegnate nella pulizia, nei lavori di pulizia degli immobili, così come degli ospedali, così come in generale degli uffici. Persone che sono state mandate allo sbaraglio nella pandemia senza nessun tipo di protezione,
e che ne hanno subite le conseguenze. Quindi è in generale è questa tipologia di lavoratrici a cui io mi riferisco come lavoratrici essenziali e che di per sé dovrebbero, se non altro perché adesso sono apparse, noi le conosciamo da sempre, no? Perché poi sono il punto, sono l'anello di congiunzione tra il lavoro retribuito e non retribuito delle donne, no? O meglio, il lavoro di cura mercificato, quello che normalmente se non resta direttamente negli ambiti domestici nessuno misura e nessuno osserva. Quindi, e sono spesso e volentieri donne che poi prestano questo tipo di funzione sia nell'ambito domestico che nell'ambito lavorativo, quindi sono doppiamente sfruttate, mettiamolo così. Quindi ecco, di queste lavoratrici essenziali, o più in generale, facciamone giustamente un discorso generale, di questi lavoratori essenziali, credo che oramai sia chiaro a tutti che la nostra società, le nostre economie hanno un bisogno fondamentale, eppure sono verosimilmente le più fragili, le meno pagate, le meno tutelate dal punto di vista lavorativo. Anche sempre nel rapporto INAIL c'è tutto uno spaccato del lavoro interinale, soprattutto su queste categorie di lavoratrici, che devo dire urla vendetta. Quindi, ma ripeto, non è una cosa nuova, è una cosa che sappiamo da sempre. È l'importante però che questa volta, a causa della pandemia, potremmo persino dire questa volta grazie alla pandemia, finalmente tutti vedono, anche quelli più restii a rendersi conto di questa realtà. Ripeto, noi, sicuramente noi le donne, noi in generale che ci occupiamo di questi temi lo sappiamo da sempre, però credo che a questo punto sia evidente per tutti e per tutte. E allora, informarsi e informare, ma soprattutto prendere decisioni rispetto a questi lavoratori e lavoratrici, vuol dire anche fare un ragionamento generale sulla cura, di cui c'è un gran bisogno nel nostro paese, perché siamo troppo abituati a, ed abituate a delegare la cura soltanto ad uno dei due sessi, relegare la cura o delegarla a donne ad esempio immigrate e quant'altro. Quindi in alcuni paesi d'Europa, parlo ad esempio della Gran Bretagna, su questo adesso si fa un gran dibattere. Onestamente vedo poco dibattito su questo in Italia, soprattutto dal punto di vista delle tutele. E allora, per tornare però, e chiudo Daniela, lo so, devo essere breve, però volevo fare una battuta sola sul, per quanto riguarda questa tipologia di lavoratrici nell'ambito sanitario e soprattutto con riferimento alla cura degli anziani, che sappiamo, quando parliamo di pandemia, sono stati ovviamente l'oggetto vero del maggior rischio di decesso. E quindi parlo inevitabilmente di RSA, cioè di ricoveri per gli anziani, dove spesso e volentieri non ci sono neanche infermieri, ma soltanto OSS, cioè operatori sanitari di base, senza qualifica diplomatica, senza qualifica dal punto di vista della laurea. Spesso e volentieri non ci sono medici, perché le persone che sono ricoverate nell'RSA devono far fronte ai bisogni medici attraverso i loro medici di famiglia. Perché le strutture non sono dotate di medici e così via, potrei andare avanti a denunciare fenomeni di questo tipo a lungo. E poi ci si stupisce se questi soggetti sono stati più colpiti. Ecco, sono domande che sono per chi opera nel settore, sono note da tempo, ma ci richiedono oramai finalmente una soluzione. Grazie. E parlo del PNRR, che mi conosce sa che mi occupo di PNRR dal momento stesso in cui se ne è cominciato a discutere, ne abbiamo parlato anche con le donne in diversi incontri. Allora, nella missione salute del PNRR c'è una componente che riguarda la cosiddetta medicina di prossimità. Ne parlo in particolare all'onorevole Zampa perché è ovviamente un tema che la riguarda anche direttamente sul piano delle attività. Ecco, lì si parla da tempo di infermieri di famiglia, si parla da tempo di figure nuove ed innovative che debbano fornire lavori essenziali in questo campo. Ecco, mi auguro davvero che anche questa sfida e risorsa che potrebbe venire dal PNRR questa volta non venga di nuovo disattesa. Grazie Marcella. Elvira, ci sei? Io prima vi chiederei proprio un minuto la parola, solo per dirvi anche un'altra informazione che non ho avuto il tempo, un altro punto su cui avrei voluto
soffermarmi, ma davvero non ce la faccio, e cioè che un grande beneficio potrà arrivare da uno sviluppo molto serio, da una crescita molto seria della ricerca della medicina di genere. Quando noi parliamo di questi temi pongono a chi, diciamo, fa ricerca, studia nell'ambito della salute, la vera sfida è approfondirle la salute, declinandola in termini di genere. Vedete, alcune delle patologie che qui voi indicate come prevalenti, dalla depressione al mal di schiena, banalmente, che ha molto a che fare con quello che l'economista che mi ha appena preceduto molto giustamente ha ricordato, è evidente che sono vanno affrontate in un altro, non ci si può dimenticare del genere quando si affidano le mansioni, e invece dimenticarselo, guarda che strano caso, nelle cose che ti convengono, in cui ti conviene dimenticartele, poi invece ricordarsele quando servono a penalizzare eventualmente le donne, no? Quindi io credo che anche su questo ci sia un grande lavoro da fare. Da sottosegretaria io ho istituito l'osservatorio sulla medicina di genere, che era previsto nella legge e che è un elemento fondamentale. In questo momento però ci sarebbe un grandissimo bisogno anche di farlo crescere, questo osservatorio, nella sua declinazione concreta, e anche di fare in modo che comincino a prodursi anche sul piano della formazione dei medici, quindi che entri nei programmi universitari di studio la medicina di genere. È importante che ci siano due ministeri che sorvegliano e investono su questo, e sono da un lato il Ministero dell'Università, dall'altro il Ministero della Salute. C'è sempre stato in questo, devo dire, anche molta attenzione, a me è sembrata di cogliere nell'attuale ministro, devo dire che per quello che ancora so e posso, certamente la medicina di genere è ancora un elemento di impegno forte anche per me personalmente, ma io mi auguro che anche voi condividiate questa importantissima nuova battaglia, perché a molte di queste patologie potrebbe dare anche nuove risposte. Devono svilupparsi insieme. Scusatemi se ho fatto questa interruzione. Anzi, ma come ti dicevo, ti ringrazio, anzi ti ringraziamo. Sono sicura di interpretare il pensiero di tutte, ma la nostra iniziativa di oggi si inserisce in un percorso che è dentro una riflessione generale proprio sulla medicina di genere. Grazie. Vai Elvira, ci sei? No, Elvira non c'è. No, perché aveva una riunione di lavoro. Allora vediamo chi vuole intervenire, magari prendi gli interventi tu, perché io faccio pasticci con questo. No, io volevo, sono Silvia, volevo aggiungere solo una cosa, che il fatto che l'aveva accennato Elvira all'inizio, però forse qualcuno non era ancora riuscito a collegarsi, mentre io al contrario avevo problemi di audio. Che per quanto riguarda i dati sulla pandemia, laddove noi registriamo percentuali inferiori per quanto riguarda i medici, volevo ricordare, al di là della composizione della categoria dei medici tra maschi e donne, che noi non assicuriamo una grossa fetta di medici diciamo, di come INAIL, in particolare i medici di famiglia, le guardie mediche e tutti i medici liberi professionisti, che quindi parliamo di dentisti, di pediatri, insomma di altre categorie di medici che lavorano negli studi privati, per intenderci, purtroppo ad oggi ancora non sono assicurati all'INAIL. Ecco perché, al di là della presenza o meno di donne che fanno il medico nel mondo del lavoro, comunque nella nostra tutela non sono entrate ancora queste categorie, no? Questo lo volevo dire, perché magari uno trova percentuali inferiori, mentre a livello di popolazione abbiamo visto che i medici in senso lato hanno pagato un grosso tributo a causa della pandemia, e i decessi sono stati
veramente, veramente tanti. Ecco, volevo fare solo questa precisazione. Grazie Silvia. Vediamo se ci sono o interventi o domande. C'è chi interviene tra le amiche e gli amici che si sono collegati? Ci sono interventi? Ho visto Tiziana Tafaro, Vittoria Tola, insomma, varie persone. Tiziana ha alzato la mano, Daniela. Tiziana ha alzato la mano. Vai, ecco, vado io. Allora, anzitutto volevo ringraziare... Grazie tanto per esserci. No, no, assolutamente. Io volevo invece ringraziare di questa organizzazione ulteriore, perché succede questa cosa nel mondo, poi succede sempre, che i numeri poi alla fine, no, raccontano le storie di più che le storie stesse. Adesso, i numeri che ci ha fatto vedere Silvia erano anche impressionanti sulla pandemia. Effettivamente, è quello che è uscito fuori prepotentemente è proprio questa, effettivamente. I lavori essenziali e l'impatto sui lavori essenziali che c'è stato, e che i lavori essenziali sono spesso, forse chiamiamoli umili, non saprei se il termine, però potremmo dire umili, e spesso fatti da donne. Adesso, tutte quante noi, se ci interroghiamo, diciamo, ma noi lo sapevamo già, perché noi lo sapevamo già, non sono cose, sapevamo anche già che ci sarebbe stato un problema. Noi sappiamo già che con l'invecchiamento demografico ci sarà un enorme problema sulla cura, che chi lo gestirà, sulle famiglie, chi sarà poi che si prenderà il carico di tutta questa cosa. Ecco, le cose che poi succedono quando facciamo questi momenti molto importanti in cui i numeri raccontano l'evidenza, sono fondamentali. Personalmente trovo importantissimo l'appunto che è stato fatto nell'ambito del rapporto sulla valutazione dei rischi in ottica di genere. Allora, questo lavoro è un lavoro che dobbiamo fare con una grande attenzione. Io sono nel campo dei valutatori dei rischi, quindi mi è piaciuto molto perché riguarda specificatamente la mia professione, ed è corretto che venga. Ciao. Ah, bravo. Ma tu non devi studiare, mo, poverino, che hai perso tutto il pomeriggio appresso a sto problema. Ah, vabbè, no, lo portiamo noi prima. Perché ha bisogno di uscire. Dei criteri standardizzati per andare a fare una valutazione con in ottica di genere, ma questo sempre perché c'è sempre l'uomo che lo fa. Anche il datore di lavoro potrebbe coinvolgere nella sua valutazione dei rischi o nella distribuzione dei carichi di lavoro più la donna rispetto all'uomo.
si avrebbe una spinta all'innovazione, secondo me, anche, no? Oltre a tutti gli altri benefici, quindi un equilibrio di genere, no? Nella distribuzione dei carichi, eccetera. Ma questo non si fa, continua a non farsi, perché tutte le aziende che sono assicurate all'INAIL, con le quali noi abbiamo rapporti anche come attuari, no? In termini di tariffari, eccetera, continuano a ragionare da uomini e non vogliono vedere il lato, non si vogliono mettere dal lato delle donne, ma se non lo vogliono fare devono chiamare una donna, perché solo la donna può sapere quali sono i problemi che vive all'interno di un'organizzazione aziendale. Ma questo non viene quasi mai fatto. Vediamo, allora non mi ricordo se vi avevo detto che Tiziana Tafaro, oltre a essere, grazie Silvia, oltre a essere un'amica di Noi Vede Donne, presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari, e con Silvia ci tenevamo molto che oggi fosse presente. Io direi che noi possiamo, e poi sentiamo se ci sono interventi su questo, cogliere le sollecitazioni di Sandra Zampa, di Tiziana, un po' di tutte, e darci un ritmo di 2 seminari l'anno, no? Su questo tema, a partire, cioè farlo noi l'osservatorio, che io credo molto nel fatto che l'associazionismo ha un senso, non se adesivo a quello che già tutti pensano, ma una rete di esperti deve servire per introdurre temi e in un certo senso, come dire, anticipare alcune innovazioni dal punto di vista della riflessione, altrimenti non ha senso che noi in parallelo rispetto alle discussioni istituzionali intrecciamo i nostri ragionamenti mettendo sul tavolo, come sempre facciamo, le nostre competenze interdisciplinari. Vediamo chi c'è che interviene, ma nel frattempo io voglio aggiungere una mia considerazione un po' semplice. Ecco, le nostre richieste non sono da fare alla politica, ma le nostre richieste sono sostanzialmente, devono portare a delle pressioni, perché io capisco quando l'onorevole Zampa dice il ministro ha fornito una spiegazione logica, però la verità è che i ministri di centrosinistra sono maschi tutti e quindi a loro pare logico, ci pare meno logico a noi, insomma, sostanzialmente. Allora sì, la politica, ma la politica è il primo ambito che deve essere trasformato, quindi sapendo che le nostre proposte generano una sana conflittualità, non ci aspettiamo il consenso sempre, perché non se avessimo il consenso sempre vorrebbe dire che la nostra funzione è un po' venuta meno. Prego, chi c'è? Non perché vogliamo fare qui... Ci sono Rita Marcella con la mano alzata. E le nostre Rita Marcella? O sì, ci sono le nostre Rita Marcella. Allora, Rita, se ci sono altre che vogliono intervenire oltre alle relatrici, altrimenti Rita e Marcella, ok. No, io volevo dire che avevo apprezzato molto anche quello che aveva detto Silvia sul fatto che bisogna coinvolgere le donne nella valutazione dei rischi, ma questo succede spesso perché i maschi che decidono non hanno mai fatto quel lavoro. Considerate che la maggioranza delle decisioni vengono fatte da gente che sta in una posizione apicale e che non si è mai dovuta stare al pronto soccorso di notte o fare i turni delle infermiere o qualunque altro lavoro. Quindi secondo me questo è anche un discorso importante, cioè coinvolgere le donne che l'hanno fatto quel lavoro e che quindi sanno quali sono i rischi, quali sono sempre per i rischi. Marcella, altrettanto, c'è qualcun altro prima di Marcella? Allora Stefania e poi Marcella. Stefania Scarponi. Ecco, sì, buongiorno. Io è la prima volta che partecipo al vostro gruppo, ho apprezzato moltissimo quanto ho sentito. Io sono una giurista del lavoro, quindi ho apprezzato molto molte appunto le considerazioni che ho sentito sulla gravità della situazione che riguarda la sicurezza, soprattutto appunto negli ultimi 2 anni dopo la pandemia, che d'altra parte, come dire, sulla cronaca di tutti i giorni, quindi benissimo, insomma, tutto quello che si è detto,
possibilità di fare valutazione, soprattutto nella fase preventiva, quindi appunto di valutazione dei rischi. Possiamo inserire il nostro ragionamento sulle molestie, Stefania. Sì, poi ci sarà appunto un collegamento, infatti siccome io adesso sto scrivendo un documento che si riallaccia alla Convenzione AOIL sulla violenza nel mondo del lavoro, che poi appunto verrà diffuso, e in questo momento sto approfondendo la parte che riguarda la prevenzione e discutendo tra l'altro con un amico che da sempre si occupa di prevenzione, ragionavo con lui su questa possibilità di introdurre anche il rischio di molestia all'interno del documento di valutazione dei rischi, e lui mi ha risposto: chi lo fa la valutazione del rischio? Perché questo è il nodo. Queste note, pensate appunto sulle molestie, se lo fa qualcuno che appunto ha magari degli stereotipi, anche inconsci, insomma, che lo guidano, evidentemente ci si trova di fronte a uno strumento scontato. Ecco, l'altro aspetto naturalmente è quello della valutazione dell'importanza del lavoro di cura, su cui insisteva anche Marcella Corsi. È vero che c'è un dibattito molto ampio, indotto chiaramente dalla essenzialità appunto del lavoro delle donne di cura durante la pandemia, che dovrebbe forse anche condurre anche le organizzazioni sindacali a valutare meglio, in maniera, come dire, più attenta, la professionalità e appunto lo stress e l'impegno che richiede il lavoro di cura, che spesso purtroppo invece risente di quelle dinamiche che Marcella Corsi conosce benissimo, di segregazione orizzontale e verticale, per cui quando un lavoro è fatto prevalentemente dalle donne è valutato di meno, che sia appunto l'infermiera, ma in certi casi lo è adesso anche quello dei medici, nel momento in cui le donne entrano sempre di più nel mondo della medicina. Quindi ci sono, ecco, dei fenomeni molto profondi che vengono portati alla luce da queste situazioni, e chissà che possa essere anche il momento di introdurre delle dinamiche di trasformazione. Una sola cosa volevo invece, dal punto di vista più tecnico, pensando alla discussione sulla scarsità di presenza femminile nelle gerarchie delle aziende ospedaliere, ecco, c'è una norma di cui mi piacerebbe veramente sapere l'esito applicativo, che venne introdotta ancora alla fine degli anni 90, che è presente nel codice per le pari opportunità, che si occupa non tanto di introdurre quote, era l'epoca in cui se ne discuteva molto fra le giuriste, perché c'era stata da poco una sentenza della Corte Costituzionale sfavorevole all'introduzione delle quote, quindi si andava un po' coi piedi di piombo, però questa norma quantomeno dice che bisogna valutare la consistenza di genere all'interno della scala gerarchica di tutte le pubbliche amministrazioni, per la verità, e nel momento in cui c'è una sottorappresentazione di genere, chiaramente spessissimo è quella allora nel momento in cui si assume o si fanno promozioni, si deve, a parità diciamo di competenze professionali, la donna deve avere la priorità, o perlomeno, anche, non è neanche così, perché appunto è una norma che chiaramente adesso sarebbe il caso di riformare e di rendere molto più incisiva, si dice deve essere almeno motivata la eventuale promozione dell'uomo al posto della donna. Quindi io non ho idea di come questa norma appunto abbia poi trovato applicazione, se è stata mai considerata, se se ne è tenuto conto, se qualcuno appunto ne ha fatto un minimo di valutazione a posteriori. Però ecco, se si vuole appunto, come diceva prima l'onorevole Zampa, introdurre una nuova più cogente, ecco, magari agendo su questa norma che già c'è, ecco, si può pensare che invece appunto di chiedere una semplice motivazione si inserisca invece un vero e proprio diritto di priorità. Peraltro nella mia carriera precedente c'era interventi rapidissimi, perché allora mi fermo qua. Allora no, volevo anche semplicemente aggiungere, come tu sai, questo tema principale per cui Noi Rete Donne pensa che bisogna muoversi dandosi questo obiettivo prioritario, e la nostra proposta prevede,
rispetto a quello che tu dici, hai perfettamente ragione, ma poi ti rispondono a parità di requisiti e la parità non c'è. La nostra norma... Ma non è mica vero, scusami se ti interrompo, non è detto, bisogna avere dei criteri. Però bisogna avere dei criteri a monte. Esatto, esatto. La nostra proposta, però non intercompete, se non vi diamo la parola, perché altrimenti poi, nella, siccome le circola l'audio, poi è difficile che lo seguano quelli che non sono in questo momento presenti, la nostra proposta obbligherebbe alle percentuali anche per le nomine monocratiche, prendendo come riferimento un determinato periodo. Ora, nella sanità, a mio parere, e questo l'invito che farei a questo gruppo, c'è bisogno anche di introdurre qualche accorgimento specifico e dobbiamo vedere dal punto di vista tecnico come costruirlo. Quindi il tuo intervento era molto, molto, molto importante. Ci sono altri interventi? Sì, vedo Marcella. No, Marcella era in Italia, prima di dare la parola a Marcella che già c'è, era tra... C'è non vedo altre mani a sotto. Marcella, vai. Grazie Stefania. Allora, Marcella. Sì, davvero, grazie Stefania, sono davvero felice che tu sia qui con noi oggi, il tuo contributo è sempre preziosissimo. Non volevo aggiungere altro, ma fare una domanda invece a Silvia, perché purtroppo ho perso la sua presentazione e le ho anche scritto in chat per chiedergliela parallelamente alla conversazione che stiamo avendo, ma la mia domanda riguardava le cifre sintetiche che voi presentate nel rapporto, cioè i famosi dati del 2020 in pillole, e in particolare volevo che probabilmente tu hai presentato, quindi mi scuso di nuovo per non essere stata presente alla presentazione, però la mia domanda riguardava la prima riga, cioè gli infortuni sul lavoro denunciati, quei 244.711, cioè più 5,9 rispetto al 2019. Cioè, volevo capire quanto questi numeri fossero legati proprio al fenomeno pandemico, cioè in qualche modo rappresentassero la crescita di infortuni dovuti alla pandemia, o se invece sono da ricollegare, come io in realtà avevo ipotizzato nel mio brevissimo iniziale intervento, all'abbassamento dei criteri di sicurezza sul lavoro dovuti in qualche modo anche alle condizioni di produzione che si sono create durante la pandemia, ma non solo a causa della pandemia, più in generale a causa dell'indebolimento del lavoro femminile sul piano della fragilità contrattuale. Quindi, prima di lasciarci, volevo cogliere l'occasione per farti questa domanda e capire se la mia era un'interpretazione errata o soltanto anche solo parziale, insomma, perché è chiaro che il tema degli infortuni è un tema che riguarda da sempre il lavoro femminile, che è un lavoro segregato, concentrato in determinati settori, settori che stanno subendo un forte contraccolpo dal punto di vista della recessione, e quindi con perdita di lavoro o rischio di perdita di lavoro, sempre per tornare al famoso calcolo dei rischi, e conseguente ovviamente il ricatto nei confronti delle lavoratrici, perché di fatto lavorano solo le lavoratrici in certi tipi di aziende da parte del datore di lavoro, cioè per cui o accetti di lavorare con questi turni, con queste modalità, senza le misure di sicurezza e quant'altro, vi ricorderete che la ragazza da un telaio, no? Non credo che l'abbia tolta lei la protezione a quel telaio, ma ripeto, magari si accetta di lavorare in condizioni di totale insicurezza proprio per non perdere il posto di lavoro. Mi chiedevo se questa è una lettura corretta di quel dato oppure errata. Accoglievo l'occasione per chiederlo direttamente a Silvia. Scusate, era una domanda che era mia. Allora ti rispondo subito. Aspetta Silvia, vediamo se ci sono altri interventi, così poi fai una rispondi. Intanto le sottolineature di Stefania sono preziose, te le integreremo ovviamente nel nostro ragionamento. Ma prima di rispondere alla domanda di Marcella, vediamo se ci sono altre domande. Io non vedo mani alzate. Va bene, vai Silvia.
dato che tu in pillole che hai letto e che praticamente conferma quello che io dicevo all'inizio, cioè che gli infortuni delle donne nel 2020 sono aumentati del 6%, sono dovuti per quasi una denuncia su quattro, una denuncia di infortunio su quattro è dovuta proprio al Covid. Quindi lì non abbiamo messo, diciamo, incidenze particolari, però Marcella, noi pubblichiamo tutti i mesi un ulteriore dossier, un ulteriore report dedicato solo ed esclusivamente al Covid-19. Facciamo un report con chiaramente statistiche e grafici a livello nazionale e produciamo anche 21 report regionali dedicate solo al Covid, dove man mano che andiamo avanti con i mesi, diciamo anche come a seconda delle varie ondate, no, delle pandemiche che ci sono state tra il 2020 e il 2022, diamo anche il peso di quello che è stato, che sono stati gli infortuni da Covid sul totale degli infortuni pervenuti all'istituto in ciascun anno, quindi nel 2020, nel 2021, così anche come nel 2022. Comunque il peso è di una denuncia da Covid ogni 4 denunce pervenute. Considera che nel 2021 siamo scesi a 1 su 12 e adesso nel primo trimestre del 2022 siamo risaliti di nuovo a 1 su 4. Ma questo lo sappiamo, c'è stata una recrudescenza, no, della pandemia in questi mesi, quindi era abbastanza naturale e aspettabile. Non so se ho risposto, Marcella. C'è qualcun altro? Sì, assolutamente, assolutamente, Silvia, ti ringrazio. Sentite, Vittoria, hai voglia di dire o fare una battuta? Non c'è Vittoria Tola? Vittoria, mi senti? No, non c'è. No, c'era, vabbè, allora... No, adesso no. Ah, allontanate a questo momento, sentite, allora io grazie Patricia, sei stata, Patricia, una buonissima giornalista, anche dal punto di vista del coordinamento oggi sei stata eccezionale. Io, come vi dicevo, pensavamo di avviare un percorso un po' articolato e strutturato su questi temi che non abbiamo mai approfondito. Abbiamo un appuntamento che può rischiare qualche spostamento lieve di data sulla medicina di genere, pensieri e tecnologie per le donne, che coinvolgerebbe anche le donne che abbiamo in rete e che sono le ingegnere biochimiche, eccetera, perché c'è anche quella versante della sanità che può suscitare un forte interesse dal punto di vista della declinazione di genere. Per noi in Rete Donne il discorso è strettamente intrecciato al tema nostro tradizionale della democrazia paritaria, che non intendiamo come luogo formale di occupazione di spazi, ma come veicolo per poter decidere e declinare rispetto al genere le politiche. E quanto è emerso oggi negli interventi di Rita, di Silvia, ma un po' di tutte. Io non vorrei fare delle conclusioni, sia perché come noi Rete Donne non le facciamo mai, non abbiamo l'abitudine, non è uno stile di organizzazione degli incontri che ci interessa, per il semplice fatto che abbiamo poi comunque un percorso di lavoro comune da portare avanti, quindi al massimo possiamo produrre delle sintesi, ma anche perché oggi è stato il primo incontro. Come dicevo prima, se Silvia non ci fosse stata, se non fosse stata lei a occupare quel ruolo, probabilmente non avremmo avuto organizzate in maniera sistematica le informazioni che hanno agevolato da parte nostra una riflessione comune di cose che certo sapevamo già, ma messe insieme fanno un effetto diverso. Possiamo sicuramente dire che ci ritroveremo con un ritmo che può essere di 6 mesi, di 1 anno, di 8, insomma vediamo come organizzarlo in maniera da non disperdere le riflessioni di oggi che a me paiono veramente importanti e devo dire che
Sandra Zampa ha dato un contributo veramente determinante, a testimonianza del fatto che le donne, quando sono in politica, ci sono poi contenuti derivanti anche da una consapevolezza sul genere, possono davvero aiutare a produrre dei risultati utili. Io non so se Patricia vuole salutare o Silvia in finale, altrimenti darei la parola proprio rapidamente a Patricia e a Silvia e chiuderei qui, se siete d'accordo. Silvia, se vuoi dire qualcosa? No, io sono stata felice, diciamo, di questo incontro e che questo dossier, così come i precedenti, siano stati così tanto apprezzati, magari neanche si conoscevano. Voglio solo dire che comunque sono l'unica donna tra i coordinatori generali di tutte le consulenze che sono e di tutte le famiglie professionali che sono presenti in INAIL, quindi sono un'eccezione e di questo ne sono contenta e speriamo che... C'è anche Antonella, adesso c'è Antonella Ninci che coordina gli avvocati. Adesso scusami, è vero, però prima non c'era, è arrivata da poco, quindi... Siamo in due e da parte mia, infatti, con me ho sollecitato molto. Tra l'altro adesso è stata anche dal 12 marzo, cioè la giornata nazionale della violenza contro gli operatori sociosanitari, e cominceremo anche ogni anno a lavorare sulle violenze e le aggressioni anche in occasione di questa giornata nazionale, quindi non soltanto in occasione della festa della donna. Per cui vi ringrazio e grazie a te Daniela. Io vi devo dire che non l'ho sottolineato finora perché non lo faccio mai, tengo molto distinto il lavoro professionale da questa attività politico-culturale che conduciamo insieme come noi Rete Donne. E non l'avevo neanche fatto mai. Questa cosa, cioè organizzare un evento sull'INAIL, proprio perché sono presidente del Collegio dei Sindaci dell'INAIL, ma siccome ormai la rete è matura e ha maturato anche una propria, come dire, forte identità che ci porta a essere una rete, vero Marcella, rispetto anche ad altre esperienze, insomma dico Marcella perché ci segue da più tempo, una rete in cui ci stiamo a prescindere dalla collocazione professionale, ma con una fortissima autonomia rispetto alla stessa, senza bisogno di spiegazioni, ho pensato che potevo permettermelo, cioè non si generano più equivoci perché siamo, come dire, così presenti sul piano professionale e così autonome su quello culturale che non c'è neanche bisogno della litania, parlo a titolo personale, qui sto facendo il lavoro, insomma, perché noi con i nostri comportamenti dimostriamo di avere la capacità di distinguere i luoghi istituzionali d'esercizio dell'attività professionale dalle attività culturali, politiche, eccetera, rispetto alle quali la nostra libertà deve essere totale, sennò è inutile, come dire, che facciamo la fatica invece di andare al cinema di fare incontri di reti di donne. Patricia, vuoi dire qualcosa? Marcella? Sì, no, soltanto ringraziare perché ogni volta, ogni incontro mi dà qualcosa e questo per me, anche se la maggior parte della mia vita l'ho passata in Italia, io che non sono italiana di nascita, veramente in ogni incontro dicevo delle cose nuove, mi arricchisco con delle cose nuove e non è retorica. Grazie Daniela. Grazie Patricia. Ora Marcella e Rita vogliono salutare anche loro e con certo, certo, guardo con grande attesa al prossimo incontro su queste tematiche. Ringrazio di nuovo Silvia per il lavoro eccezionale che fa in INAIL. Mi guarderò meglio anche gli altri rapporti, ha ragionissima lei, purtroppo il tempo a disposizione è sempre scarso, ma ho capito il tuo messaggio e lo farò con grande dovizia di particolare, davvero ti ringrazio. No, era per pubblicizzarli. No, hai ragione, ci sono
sono tanti altri dati che puoi produrre, che tu soprattutto puoi produrre, che andrebbero valorizzati. Lo dico anche da chi si occupa di queste materie in ambito anche formativo, hai ragionissima, ti ringrazio del mondo per certi versi. No, una sola preghiera, quando ci incontreremo per medicina di genere, sapete che io sono sempre attenta ai lessici che anche noi stessi utilizziamo, c'è un grande dibattito su se chiamarla medicina di genere o medicina delle differenze. Io credo che sia importante prendere nota del linguaggio che utilizziamo. Tra l'altro proprio oggi Istat ha pubblicato i dati di un'indagine preziosissima che riguarda la violenza e le molestie sul posto di lavoro nei confronti della comunità LGBTQI. È la prima volta che Istat produce statistiche di questo tipo, anche di questo magari troveremo prima o poi il modo di parlare. Sono scettica, preferisco medicina di genere. Vabbè, appunto, però teniamo presente che se non altro c'è un dibattito su questo, perché anche in ambito medico mi è capitato di recente di recensire un articolo. Sì, no, ma è una scelta chiamarla medicina di genere. Però insomma dobbiamo essere consapevoli, no, di come si parla in generale anche di queste tematiche, quindi valutiamo quando sarà il momento di come volevo rassicurarti su questo, quantomeno che la valutazione è stata fatta, la mia è una scelta, poi può non essere condivisa, ma non che come sai riguarda tutto il percorso. Cioè... No, ma certamente, però guarda che, ne parleremo poi successivamente, non è questo momento. Volevo soltanto aprire una questione ipotetica per il prossimo incontro, perché parlando di medicina di genere, soprattutto con operatrici ed operatori sanitari, mi rendo conto che sempre di più se ne parla con riferimento alle patologie e quindi ovviamente con riferimento anche agli strumenti di pratica medica nei confronti delle patologie, alcune le abbiamo già citate, no? Il mal di schiena piuttosto che Che noi Rete Donne non si occupa di tutte le differenze, noi Rete Donne si occupa esclusivamente della differenza uomo-donna e si chiama noi Rete Donne. Sì, non si chiama... Il termine differenze si applica anche al donna. È un concetto che si applica in generale. Sì, ma non voglio generare equivoci, nel senso che noi non siamo interpreti di tutte le differenze, noi ci situiamo in un percorso molto specifico. Daniela, figurati, è un percorso che abbiamo fatto insieme da più di 20 anni, ma ripeto, il problema è come ne parlano gli altri e soprattutto come ne parlano gli operatori sanitari. Per gli operatori sanitari il termine medicina di genere sta diventando per certi versi un termine all'interno di un concetto più ampio. Anche i percorsi sono ugualmente importanti. Per quello che mi riguarda non sarei disponibile a una trasformazione di noi Rete Donne in una rete che si occupa delle differenze altra da quelle uomo-donna. Cioè, noi Rete Donne ha questa vocazione e questo obiettivo, il che non vuol dire che io stessa personalmente non possa aderire o sintetizzare per altri percorsi. Al momento non è così, però potrei teoricamente, ma snaturerebbe noi Rete Donne incorporarle nel proprio percorso. Io poi sono personalmente convinta che l'unico vero fattore di trasformazione oggi risiede nelle donne e quindi do un significato anche politico-culturale a questa scelta. C'è una mano alzata, Daniela, c'è una mano alzata da parte di Marilu, Mastro Giovanni, non so se siamo in tempo. E poi, allora, Marilu se vuole fare una battuta e poi diamo la parola a Rita e chiudiamo. Grazie vai, Daniela. Marilu. Sì, l'argomento mi chiama ad intervenire perché ovviamente io come sono giornalista mi occupo da molto tempo di linguaggio di genere, studiando con pubblicazioni e lo insegno anche all'università di Bari e faccio parte di Noi Rete Donne, faccio parte di Giulia Giornaliste, ma secondo me è l'impostazione che possiamo pensare di
di cambiare in una chiave decoloniale e in una chiave istituzionale. Se noi ma stiamo veramente allargando adesso. Sì, ma infatti rimaniamo fuori dal focus. Però io vi do anche un suggerimento: fate altre cose, non è necessario trasformare noi rete donne. No, assolutamente. E lo sguardo come dire, ci sono tanti sedi e tanti luoghi. No, è lo sguardo con cui lo sguardo che esatto, ma non deve occupando di non c'è bisogno di trasformare la rete che si occupa della democrazia paritaria con l'obiettivo del 50-50 per le donne. Si possono individuare altri percorsi paralleli. Naturale questo, io non sarei favorevole. Rimane quella la natura, ma secondo me l'approccio e lo sguardo va allargato anche a questo tipo di considerazioni. Allora, abbiamo parlato la prima volta 12 anni fa, in occasione del primo documento di Noi Rete Donne. Io sono contraria, molto, ma non contraria a che qualcuno se ne occupi, contraria a che se ne faccia carico Noi Rete Donne, anche perché, come voi ben sapete, non solo siamo lontani dal 50-50, ma stiamo arretrando in molti ambiti, o meglio, i rischi della pandemia e della guerra recano con sé, come dire, una preoccupazione forte per l'arretramento. Per me oggi rilanciare la questione della parità nei termini anche tradizionali con cui l'abbiamo disegnata per la democrazia paritaria è centrale. Dopodiché si possono fare anche tante altre cose, ugualmente meritevoli. Daniela, scusa, ma credo che tu abbia evocato comunque il ragionamento, sia mia sia di Marilu, ne parleremo in un altro momento. No, non l'ho equivocato. No, è vero, Daniela, hai equivocato. No, l'hai equivocato completamente, però no, aspetta, non apriamo questa parentesi adesso. Cioè, no, semplicemente abbiamo avuto di donne e di uomini. Non puoi supporre che donne e uomini siano tutti uguali. Che cosa vuol dire? Non ho detto questo. E se lo stai dicendo in realtà. Quindi lascia perdere, dai, ne parliamo un'altra volta. Non è facciamo un altro incontro. Io intanto no, Daniela. Allora, scusate, però non prendetevi, voglio dire, se la parola non viene data da chi coordina, altrimenti poi non possono seguire nel video. Non sto equivocando, sto dicendo che siccome uomini e donne sono differenti, quella è la differenza su cui lavora Noi Rete Donne. E non è l'unica differenza, ma è la differenza sulla quale Noi Rete Donne ha costruito il proprio percorso. Siccome adesso a me importerebbe avere dei risultati nella legge 50-50, che chissà quando ci sarà, insomma, sui discorsi che abbiamo fatto adesso, in quest'ora e mezza che è stata molto utile, per me l'obiettivo resta questo, il che non vuol dire che non si intrecci con altre differenze o che altri non se ne possano fare carico, ma vuol dire semplicemente che il focus di una rete donne resta centrato sulla differenza uomo-donna, il che mi pare del tutto legittimo. Non mi pare che possa generare equivoci fino a farvi dire che ho detto che sono uguali, perché se fossero uguali non avrei messo in piedi Noi Rete Donne, e questo mi pare del tutto evidente. E siccome ci sono adesso delle cose che bisogna sostenere per forza, io non mi adeguo a questa idea che bisogna sostenere per forza questa trasformazione che voi chiamate uno sguardo differente, ma insomma non è tanto nuovo. Io dico che la prima volta ne abbiamo parlato 12 anni fa. E Noi Rete Donne resta per lavorare sulla differenza uomo-donna. Per questo siamo nate. Non dobbiamo durare in eterno, ma questo è il nostro focus. Poi si possono fare altre reti e altre cose. Vai, Rita. Io vi ringrazio tantissimo per avermi invitato, ringrazio Daniela soprattutto per avermi invitato, è stata una cosa veramente interessante, speriamo di poter continuare. Io onestamente sono d'accordo con Daniela su mantenere Noi Rete Donne così, perché siamo troppo indietro, basta, dobbiamo arrivare a... Non è in discussione, nel senso che Noi Rete Donne non ha aperto una discussione su questo. Ma poi sulla medicina di genere, anche se voi ci pensate, uno dei problemi più grossi che noi abbiamo è che i farmaci non funzionano allo stesso modo nei maschi e nelle femmine, e ancora non si sa, ancora non si studia e ancora non si tiene in considerazione, basta. Grazie Rita, grazie Marcella, grazie Maria.
Grazie Marilu, grazie Patricia, a tutte le amiche che sono intervenute, a presto. Grazie Silvia. Grazie, ciao. Scusate, avevo dimenticato la Patricia che era la principale. Allora, grazie a tutte, alla prossima. Alla prossima, ciao.